come faccio a superare uno stallo verso il mio obiettivo? Che tu sia orientato alla perdita di grasso, alla ricomposizione corporea o all'aumento di massa muscolare, la domanda che più mi arriva è: per superare lo stallo devo modificare l'alimentazione o l'allenamento? Tante persone si allenano meglio di quanto mangiano, quindi spesso è un difetto nella loro alimentazione più che nel loro allenamento, benché l'allenamento sia importantissimo per raggiungere l'obiettivo. E allora ti do due consigli, uno sull'alimentazione e uno sull'allenamento, in modo che potrai valutare se hai bisogno di uno o dell'altro. Quello sull'alimentazione: considera la tua quota proteica. Se la quota proteica in giornata è relativamente bassa, ti risulterà difficilissimo costruire massa muscolare, ma allo stesso momento perdere grasso. Per quanto riguarda invece l'allenamento, crea uno shock attraverso una variazione. Puoi variare metodi, puoi variare attrezzatura, puoi variare il ROM, purché crei una variazione che sia shock all'interno del tuo allenamento.